I membri della comunità LGBT in Slovacchia sono in lutto, sono letteralmente scioccati dopo la sparatoria avvenuta mercoledì in un locale gay a Bratislava. Due persone sono rimaste uccise, una donna è rimasta gravemente ferita. Tutto è accaduto in uno dei luoghi di incontro più popolari tra le persone omosessuali. Quasi tutti It's the most conoscevano i camerieri uccisi. popular queer Ora bar in davanti alla Sara Bratislava, I Cinesca know, ci sono this fiori e one, candele. E il which bar più exists now. popolare qui in città è quello più antico, ci siamo And we sempre felt sentiti al safe there. sicuro You lì. arrived. I just met with Tra another. bandiere arcobaleno, musiche, drink, nessuno si sarebbe mai immaginato tanta violenza omofoba da parte di un estremista di destra. Il presunto killer si è suicidato subito dopo, era un adolescente radicalizzato, dicono alcuni testimoni. Ora c'è chi chiede al governo di intervenire. Dopo questa tragedia i nostri politici non hanno ancora reagito, Today, dice after this quest'uomo. Il tragedy, nostro primo ministro ha our parlato di politics tutto, ma non ha parlato doesn't della react cosa quick. principale Doesn't della comunità our Prime LGBT che è Minister stata colpita. talking about other things, no exactly about LGBT community. Secondo i media slovacchi, l'assassino si sarebbe radicalizzato consultando siti dell'estrema destra statunitense. Tra i suoi appunti sono stati trovati pensieri su come controllare il mondo, su come difenderlo anche dagli ebrei. Teplaren non era solo un bar gay, però, ma anche un punto d'incontro dei giovani slovacchi dalla mentalità aperta. Anche gli adesivi sulla porta d'ingresso mostrano le idee di quel locale e di chi lo ha sempre frequentato, tutti antifascisti, favorevoli all'immigrazione, alla pace in Ucraina. Questo ha forse reso il posto un bersaglio perfetto per un estremista di destra.